Cherchez la femme, le origini del pregiudizio. È stato un incontro divertente e raffinato, organizzato dal Comitato Se non ora quando di Teramo, nella corte della Biblioteca Delfico. Si è riflettuto sugli stereotipi di genere che spesso si trovano nei proverbi, solo apparentemente innocui, e che invece contribuiscono a consolidare l'immagine femminile come un soggetto inferiore all'uomo. Mattatrice della serata, l'attrice teramana Grazia Scuccimarra. Fenomeno della violenza contro le donne, secondo lei è un'emergenza oppure è sempre esistito? La violenza contro le donne è sempre esistita, adesso forse c'è una conoscenza del fenomeno maggiore perché se ne parla, prima non se ne parlava. La violenza oggi è il segno che contraddistingue la nostra società, la società di oggi. La violenza, proprio la violenza per la violenza. E tutto è violento, anche la pubblicità. Io guardavo oggi delle pubblicità, non le guardo mai, ma mi sono venute così all'occhio. Cioè, per pubblicizzare un profumo, non mi ricordo manco quale fosse, una donna cammina seminuda lungo un grande salone per andare ad una parete di cristallo e con un pugno spaccare questa parete. Io francamente non vedo neanche il nesso tra un profumo e far andare in pezzi una parete di cristallo. Però le donne ce l'hanno sempre prese. Esatto, le donne prima ce l'hanno prese, ce le prendono dai padri, poi ma anche dalle madri, ci stanno quelle che menano pure. Poi ce le prendono dai mariti, dai fratelli, mo si menano pure tra di loro. In televisione vediamo delle scene incredibili tra donne che si azzuffano, si prendono per i capelli. Quindi insomma la violenza, quella vera, poi non quella televisiva, non quella fatta per spettacolo, è un problema grave e direi che quella sui bambini forse è la piaga peggiore che abbiamo. È giusto però ricordare che tra migliaia di proverbi che inchiodano la donna, simbolo di disgrazia per l'uomo, ce ne sono anche altri di equilibrati, più aperti alle differenze, come quello che dice ci sono uomini e uomini e ci sono donne e donne.